Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, questa volta per parlare di Megarete, il numero 3, che è anche l'ultimo questa serie. Allora, innanzitutto copertina strepitosa, una delle la più bella di tutte e tre a mio parere. La terza parte, appunto, che si chiama Requiem, prende il titolo Requiem e dove c'è anche appunto la fine, che poi ne parleremo perché anche la fine mi ha colpito parecchio. Prima volevo dire che praticamente è il terzo numero di tre, quindi se non avete visto i miei video che ho fatto sia per il primo numero che per il secondo, andateli a recuperarvi, vi lascio insomma le schede. Comunque farò un breve riassunto per chi non avesse visto gli altri video e quindi per chi non conosce la serie. La serie è una serie di Andrea Pirondini con Govoni e Pilato ai disegni. Fabio Govoni e Andrea Giacomo Pilato, che hanno curato sia la parte insomma grafica che le copertine che i disegni dentro. Il primo e il tre sono stati disegnati da Govoni e il due da Pilato. Allora, di cosa parla questo fumetto? Per me è un po' complicato parlare di questo fumetto perché la trama è tra virgolette un po' complicata, perché come spesso accade nel primo albo si parte con già la storia in corso, poi tramite molti flashback l'autore ci racconta perché siamo arrivati a quel punto, perché praticamente una ragazza che dormiva nello spazio insieme a delle incatenata delle scimmie con una testa da una cosa che gli faceva il cervello, adesso ve la faccio vedere, perché praticamente all'improvviso e questa è lei, è finita nello spazio insieme a queste scimmie, perché all'improvviso cade sulla terra e lei chiaramente non si sveglia, non si ricorda niente, ma ha dei superpoteri. Può diventare sia un'altezza e una stazza di 2,5 metri, da una ragazzina che è di 14-16 anni, sia può diventare un gigante di 25 metri. La pelle sembra pelle, ma è in realtà praticamente un acciaio durissimo, e dentro lei ha acciaio fuso, cioè è composto tipo sangue, invece che sangue c'è acciaio fuso, già questo, perché è così, per come è, tutte robe che non vi sto a dire. Si trova in questa terra un po' distopica, dove sono tornati all'arco, alle frecce, la civiltà umana era chiusa in piccole città-stato, e temono i Neanderthal. Voi direte, ma l'uomo di Neanderthal? Sì, i Neanderthal non erano estinti, anzi sono ritornati in auge, hanno conquistato il pianeta Terra e praticamente già una volta appunto la protagonista Anna aveva lottato con loro, poi è stata mandata nello spazio, sì, e poi dopo è tornata, ma appunto lei non ricorda niente e gli altri, quelli che ci sono adesso, l'hanno sempre adorata come una dea per le sue gesta passate, che ha difeso la terra, ma non la conoscono insomma le nuove generazioni. Lei comunque deve combattere questi giganti, che anche Neanderthal hanno dei giganti, dei mostri, e verrà aiutata in questo da altri robottoni costruiti da generazioni prima di queste, che vengono insomma pilotati e che erano stati insomma un po' fatti su ispirazione appunto della Anna, che quando si trasforma è diciamo chiamata Megarete. Questo a grandi linee è la trama. Poi è molto veramente, cioè così è molto riduttivo perché è complicata, ma un po' da spiegare, ma nello stesso tempo se la leggete è molto facile, molto insomma, parte il primo perché appunto è quello che
poi ci sono flashback e tutto, e quindi è tutto un, per dire alcune cose, ed è appunto per il perché lei è nello spazio che dorme con quelle scimmie, si capisce solo bene bene nel terzo volume, perché appunto c'è tutto questo discorso di flashback. Diciamo, edito dalla Weird Book, piccola casa editrice, al costo di 16 euro l'uno, che non è poco, diciamo, per il formato dell'albo, per la foliazione, però essendo che è un prodotto tutto italiano, un prodotto insomma, non dico di nicchia, però chiaramente non ha quei giro di tiratura di altri prodotti, quindi il prezzo chiaramente è un po' più altino del solito, ma vi garantisco che ne vale veramente la pena. Arriviamo a questo terzo volume. Si conclude il tutto e devo dire che per me è più bello. Perché è più bello? Perché c'è una tipologia di racconto, di storia che è quella che io preferisco, ossia la compagnia. Che cosa sta a significare compagnia? Come la compagnia dell'anello, ossia delle persone che si riuniscono in un gruppo per andare a svolgere una missione. Di solito la prerogativa delle compagnie è che durante il viaggio gli succedono delle disavventure, incontrano amici, alcuni della compagnia se ne vanno, alcuni si aggiungono, e insomma quello è un po' il bello. È anche quello che piace a me. In questo caso la compagnia non fa un viaggio lunghissimo, ahimè, ma vanno quasi subito al sodo, cioè appunto alla tana di Neanderthal, grazie a una guida che guida praticamente appunto la nostra Anna e altri quattro robot di, diciamo, appunto quattro città-stato che si sono unite a lei nella battaglia contro i Neanderthal. Grazie a una guida praticamente riescono a trovare il posto dove, un po' particolare anche sta guida, riescono a trovare il posto dove si rifugiano i Neanderthal. Botte da orbi, non vi dico come va a finire, ma il finale è molto molto inaspettato, è interpretabile in un paio di modi diversi e questo anche non è male. E praticamente, intanto guardate qua, botte da orbi come che non ci fosse un domani, e praticamente è molto, molto singolare come finale. Io sinceramente non me l'aspettavo affatto, ma veramente, veramente spiazzato. E qui quando ci sono questi finali così è tanta, tanta roba. Le tavole, ops, è uscito una menzione a queste tavole che io dico sempre che a me i tratti troppo neri non mi piacciono, ma io qui ci vedo un nero che ci sta, è un tratto non molto fine, ma è un tratto nero abbastanza largo, ma io ci vedo veramente, veramente molto, molto realismo e, come si dice, mi ricorda tipo sinceramente i fumetti di Nathan Never come stile, cioè, potrebbe essere benissimo un disegnatore bonelliano, Buon Govoni. E Lash, beh, questo albo è veramente riuscito anche per quanto questo, che figata, anche per quanto riguarda la caratterizzazione dei quattro personaggi che guidano i quattro robot che affiancano la nostra Anna, sono fatti veramente veramente bene. Appunto, come dicevo, a me i robot sono fatti anche fighi perché non so, escono un po' dai schemi classici e ahimè mi dispiace molto che il viaggio di questa compagnia è durato così poco. Io magari avrei preferito qualche album più dove praticamente i nostri amici appunto per raggiungere il covo dei Neanderthal subivano insomma disavventure, incontrarono nemici, incontrarono amici, insomma anche un po' una serie itinerante, così sarebbe stata figa.
chiaramente magari per problemi di budget, comunque c'ha una serie appena nata, non è che puoi farla di 20 numeri, 30 numeri se non c'ha insomma un certo tipo di supporto, anzi già bravissimi che sono riusciti a realizzare questa bella idea. Chi lo sa, magari un bello spin-off perché ci sono i Neanderthal, perché quando hanno cominciato a conquistare la Terra, prima che Megareth perdesse la memoria, prima che Anna perdesse la memoria, quelle sarebbero cose insomma interessanti da approfondire. Menzione d'onore a questo albetto che voi direte è insignificante, ma che non è insignificante neanche per niente. Innanzitutto fa vedere la trasformazione di Anna in Anna ragazzina, minorette 2 metri e mezzo, Megareth 25 metri, e spiega insomma la trasformazione. Poi dice appunto size chart, card, insomma si legge, e qui abbiamo praticamente, a parte che abbiamo una bellissima tavola, e poi qui abbiamo praticamente una spiegazione innanzitutto dei vari Megareth, Roborette e Midi Bestiali. I Roborette sarebbero appunto quei robot delle città che si sono trovati costruiti anni prima, e poi i mostri, ok, i cattivi, chiamiamoli così. Qui c'è praticamente disegnati proprio il rapporto alle loro dimensioni, quindi voi vi fate proprio un'idea di come sono i mostri, cioè nel fumetto voi vedete che c'è un robot, poi c'è un altro mostro, magari quel mostro è un po' più grande del robot, però nella confusione delle tavole, dell'azione, delle botte che si danno, non è che si capisce molto. Invece da questo opuscolo, chiamiamolo così, innanzitutto spiega quanto sono alti, i nomi, e poi fa vedere proprio le proporzioni, voi potete vedere proprio la differenza tra quanto è un mostro, quanto è la nostra Megareth, quanto è un Roborette. È molto molto interessante. E io su questo qui, sembra come ho detto una cavolata, ci ho fatto una riflessione, che qual è? Che praticamente una casa editrice grande non avrebbe mai fatto. Perché questo? Perché loro guardano altre cose. Invece, quello che io penso, che questo qui l'ha fatto, credo sia stata un'idea di Andrea Pirondini, il creatore, perché lui è veramente un amante dei robottoni, ok? E quindi lui ha fatto un prodotto che lui si è immedesimato, che se lui fosse stato insomma usufruitore avrebbe gradito un botto, sarebbe piaciuto di brutto, e quindi ha fatto questa cosa che personalmente, quando queste cose si fanno appunto con questo scopo, con passione, passa sempre un bellissimo messaggio e piacciono. Infatti a me è piaciuto veramente molto, perché comunque per quanto mi riguarda mi sento che è una coccola in più, come insomma acquirente, come spettatore mi sento che è una coccola in più da parte sia dal creatore che dalla casa editrice. Chiaramente vi faccio vedere gli altri due usciti per vedere insomma le copertine. Questo prodotto adesso non so se è presente in tutte le fumetterie, questo sinceramente non lo so, però quello che so è che praticamente è presente chiaramente sul sito della Webbook, che vi lascerò in descrizione, e magari anche per altre notizie in più la pagina Facebook di Megareth, pagina Facebook e pagina Instagram, che vi lascio insomma tutte e due in descrizione. Detto questo, ragazzi, io ve la consiglio perché è una serie veramente, veramente interessante. E quindi, se vi piace un misto tra robottoni, qualcosa di giapponese, perché questo potrebbe essere benissimo per certe dinamiche, un anime, come un anime, se però vi piace anche un discorso molto distopico, quindi robottoni, ma in una terra distopica, e un racconto molto
per certi versi anche un po' che tiene in suspense, perché appunto questo sempre susseguirsi di flashback, di scoprire cose del primo album, scoprire il terzo, e qui ti lascia quindi un po' di quella suspense, dici ma perché è così, perché è cosa? E l'idea è veramente originale, perché mai nessuno ci aveva pensato a fare tipo una terra tornata. Cioè, l'umanità regredita per un attacco dei Neanderthal mai estinti. Già questo, cioè, fa capire che l'idea è molto, insomma, particolare, visionaria e interessante. Poi è un prodotto tutto italiano, quindi insomma è da supportare, secondo me. Poi scrivetemi nei commenti se l'avete letto, cosa ne pensate. Se c'è qualche altra domanda, io vi rispondo molto volentieri. Ma dai, direttamente nei canali ufficiali della Webbook, di Megaret, eccetera, eccetera. Questo era quanto, ragazzi. Se siete nuovi, come sempre, un bel like, una bella iscrizione, e mi raccomando, condividete i link del canale, perché quello è un gran supporto per aumentare la community. Io vi ringrazio sempre, ringrazio tutti i vecchi pazzi che seguono il canale, che commentano. E che insomma sono attivi. E per il resto io vi ricordo sempre i nerd, anche in descrizione trovate tutto quello che riguarda i nerd e i miei social, e basta. Un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.